quercetina è un flavonoide naturalmente presente nei capperi, nell'uva, nelle cipolle, soprattutto le cipolle rosse, ma anche in altre fonti vegetali, ed è particolarmente nota per le sue attività, antiossidanti, soprattutto nella riduzione della formazione di specie reattive dell'ossigeno e antinfiammatorie. L'azione antinfiammatoria è dettata verosimilmente dall'azione di inibizione del fattore, di trascrizione NF-kB, ma anche spegnimento di altri marcatori e fattori infiammatori come i fattori di necrosi tumorale alfa ed altre interleuchine che contribuiscono all'azione antinfiammatoria e antiossidante. Dal punto di vista dell'efficacia, oggi sappiamo che la quercetina ha alle spalle una serie di studi clinici randomizzati e controllati, che sta diventando abbastanza significativa, anche se in letteratura abbiamo una grande eterogeneità di risultati. E questo è verosimilmente dettato dal fatto che la quercetina è una sostanza scarsamente biodisponibile. La biodisponibilità della quercetina polvere è inferiore all'1-2% e quindi sostanzialmente bisogna ricorrere a strategie biofarmaceutiche, come per esempio la quercetina fitosoma, che è una nuova, relativamente nuova strategia biofarmaceutica che consente la formulazione di quercetina con derivati colinici come la lecitina, in rapporto 1 a 2 o 1 a 3, che ne consentono un miglioramento della bioaccessibilità e conseguentemente della biodisponibilità orale. Oggi, dal punto di vista dell'efficacia, i studi che hanno evidenziato una reale efficacia, soprattutto nell'ambito dell'infezione, nella prevenzione delle infezioni del tratto respiratorio superiore e anche nella riduzione dei tempi di guarigione di infezioni microbiche, i studi clinici hanno utilizzato mediamente dei dosaggi che si aggiravano fra i 400 e i 1000 mg di quercetina. Oggi abbiamo il vincolo di quercetina integratore come un dosaggio massimo sui 200 mg. Bene, qualche studio che ha indagato il potere antimicrobico della quercetina a 200-400 mg c'è, è presente, utilizzando però una quercetina fitosoma, una quercetina modificata dal punto di vista biofarmaceutico. Ci sono poi degli studi sulla quercetina per la sua presunta azione ipouricemizzante sia nei soggetti iperuricemici sia nei soggetti normouricemici. Effettivamente la quercetina ha dimostrato di ridurre di qualche punto percentuale i valori di acido urico nel sangue e di migliorare l'immunodepressione nei pazienti immunodepressi, come possono essere ad esempio alcuni pazienti oncologici piuttosto che i pazienti con infezioni da HIV o quant'altro. I dati di sicurezza evidenziano un ottimo profilo di safety, di tollerabilità da parte di questo attivo. È un attivo che non dà grosse problematiche, grossi effetti collaterali, soprattutto dosaggio di integratore, qualche disturbo transitorio gastroenterico di modesta entità, fondamentalmente null'altro. Quindi è un nutraceutico con un ottimo profilo di safety. Ovviamente ulteriori studi clinici randomizzati e controllati nel medio e lungo termine sono fondamentali per comprendere questi effetti nel lungo termine, soprattutto nelle popolazioni di pazienti selettivi, in popolazioni di pazienti selettivi con indicazioni selettive su quercetina, anche alla luce della grande eterogeneità di risultati che abbiamo in letteratura.